Nel cuore del castello scaligero di Sirmione, dove i venti del tempo portano con sé i sussurri delle antiche pietre, si cela un'ombra avvolta da leggende avvincenti. Come ogni fortezza medievale degna di nota, questo baluardo di mistero è teatro di storie che si insinuano nelle notti tempestose, quando le pareti del castello custodiscono segreti sepolti sotto la polvere dei secoli. Il castello scaligero di Sirmione, una perla storica incastonata sulle sponde del lago di Garda, è un monumento che sfida il tempo, una testimonianza di epoche passate che emerge con maestosità nel paesaggio lacustre. Sotto il cielo azzurro le sue torri imponenti si ergono come sentinelle di un'era antica, accogliendo i visitatori in un viaggio attraverso la storia e il fascino medievale. Le mura massicce del castello, costruite con pietre robuste che hanno resistito all'usura dei secoli, raccontano storie silenziose di conquiste e resistenze. La loro maestosità, intervallata da merli affilati, si riflette nel limpido specchio d'acqua circostante, creando un'immagine suggestiva e imponente. In questa oasi di pietra e luce, ogni pietra sembra narrare un capitolo della storia millenaria. Le torri di avvistamento, slanciate e regali, si ergono verso il cielo come dita puntate verso l'infinito, ciascuna con il suo ruolo nel dipanarsi degli eventi storici. L'architettura, un'amalgama di influenze gotiche e medievali, sottolinea la grandezza di un'epoca ormai lontana, quando il castello fungeva da baluardo difensivo e simbolo di potere. Il panorama mozzafiato del lago di Garda, visibile dalle feritoie delle torri, offre uno spettacolo che fonde natura e storia in un connubio indissolubile. L'acqua scintillante, le montagne che si ergono all'orizzonte e i colori mutevoli del cielo si fondono con la maestosità del castello, creando un quadro unico che incanta e avvolge. Ogni pietra del castello scaligero sembra parlare al visitatore, sussurrando storie di nobili cavalieri, intrighi di corte e momenti cruciali che hanno plasmato il destino di questa fortezza sulle rive del lago di Garda. E proprio una di queste è la storia che andiamo a raccontare. Tra le trame intrecciate nell'ombra emerge un racconto intriso di mistero, un dramma che svela le tenebre del passato. E Bengardo, figura centrale di questa saga, è un tempo padrone di quei muri insieme alla sua amata moglie Alice. Ma è nella tempesta delle passioni che la loro storia si dipana. Un'odissea di dolore e vendetta che ancora oggi permea le pietre del castello. L'intrico si sviluppa in una notte piovosa, quando l'ospitalità di Bengardo si trasforma in una trappola avvolta nell'inganno. Il padrone di casa, in un gesto di generosità, offre ospitalità a un misterioso cavaliere, Elaberto, marchese del Feltrino. Un uomo dal passato oscuro che getta le sue ombre su quella dimora. Un intrigo amoroso fatale si snoda tra le pietre quando il marchese, invaghito di Alice, si avventura nella sua stanza durante il buio della notte. Il grido di Alice squarcia il silenzio, richiamando Bengardo come un lupo ferito in difesa della sua tana. Ma l'orrore attende dietro la porta chiusa. Il pugnale affilato di Elaberto spegne la luce negli occhi di Alice. Una tragedia che getta le fondamenta per una vendetta crudele, una danza di morte tra i corridoi del castello. Nelle viscere della fortezza, Bengardo e Elaberto si sfidano in una lotta senza quartiere. Il suono del metallo contro il metallo risuona tra le mura intrise di dolore. La fine è inevitabile per il marchese. Ma la vittoria di Bengardo è una chimera, un trionfo intriso di amarezza. La sua anima, imprigionata nel castello che fu testimone del suo fallimento, è condannata a errare tra le ombre, privata della possibilità di rivedere l'amata Alice. Il castello di Scaligero di Sirmione così diviene teatro di un'opera macabra, dove l'amore e la tragedia si fondono in un racconto che continua a risuonare nelle notti tempestose. Le pietre, cariche di segreti e rimorsi, si trasformano in un palcoscenico di destini intrecciati. Un'epica sofferenza che le mura nel tempo non sono riuscite a seppellire completamente.